Ciao a tutti! Oggi vedremo come verniciare una ringhiera in ferro nuova, quindi faremo tutto il ciclo di verniciatura da zero. Per prima cosa andremo a pulire il ferro nuovo della ringhiera, in quanto potrebbe essere pieno di grasso, non essendo mai stato verniciato. Utilizziamo un diluente sintetico, dei guanti e uno straccio. Versiamo un po' di diluente sintetico sullo straccio e andiamo a passarlo su tutta la ringhiera. Vedete? Tutto il grasso del ferro lo eliminiamo. Questo consentirà alla nostra vernice di attaccare in modo perfetto. Una volta pulita la ringhiera col diluente sintetico, procederemo con la copertura. Inizieremo a coprire le basi della ringhiera. Ci servirà un pennello per spolverare, giornale e un nastro carta da 3 cm. Iniziamo a coprire le basi della ringhiera, spolveriamo intorno in modo tale che il nastro attacchi perfettamente. Finita la pulitura e la copertura della barriera, procederemo con la prima mano di antiruggine grigia. Noi useremo di colore grigio, quindi antiruggine grigia, diluente sintetico per diluirla. Useremo per la verniciatura un pennello radiatore o pennello da calorifero standard. Diluizione con diluente sintetico 5-10%, che non deve essere spessa materiale, anche perché comunque daremo due mani. Deve scorrere bene. Consiglio che vi do, mi raccomando, l'antiruggine deve essere abbastanza liquida, quindi deve scorrere molto bene. Questa è solo la prima mano, poi ne andremo un'altra di antiruggine. Questo perché il ferro è completamente nuovo, non è mai stato trattato. Quindi il mio consiglio è di dare due mani di antiruggine come fondo.
Dopo aver dato le due mani di antiruggine grigia, procediamo con la finitura. Daremo due mani di smalto ferromicaceo anticorrosivo o smalto antichizzante colore marrone. Lo diluiamo sempre col diluente sintetico, 10%. Dopo due mani di smalto antichizzante, la barriera è ultimata. Eccolo qua il risultato. Brilla la luce del sole. Risultato spettacolare. E inoltre lo smalto antichizzante è anche anticorrosivo. La parte superiore e la parte inferiore. Se il video vi è risultato utile, mi raccomando, spennellate il bottone del mi piace e cliccate sul logo per iscrivervi al canale. Ciao!